Cari amici, eccoci in un altro dei sentierini del parco didattico Masterclass, dove vediamo le piante medicinali, esattamente quelle naturalmente, e le vediamo in natura. E io sono un appassionato di quella parte delle composite, delle asteracee, che si riferisce alle artemisie. Qui vediamo ho piantato in questa che è questa aiuola, dedicata all'apparato digerente. Ecco, nel parco didattico ci sono diverse aiuole dedicate a diversi problemi: apparato digerente, apparato broncopolmonare, sistema nervoso, eccetera, eccetera. Questa aiuola, di cui parleremo poi diffusamente di tutti i singoli componenti, vediamo in particolare oggi l'Artemisia absinthium, è l'assenzio di un tempo, da cui si ricavava anche quei famosi liquori l'assenzio, il vermouth per esempio è fatto, il martini e così via, è fatto con l'Artemisia absinthium, con l'assenzio. Questa è una pianta molto interessante, molto buona, aromatica, ha questo amaro stupendo e si usa soprattutto per le atonie gastriche, gastrointestinali. Cosa vuol dire atonie gastrointestinali? Vuol dire che molto spesso una persona è inappetente, non ha fame, così perché il suo stomaco non carbura, non va avanti, non digerisce, quindi c'è una sorta di rallentamento dello stomaco, dell'intestino e quindi si determina da una parte la stipsi, no? Dall'altra parte l'anoressia. D'altra parte la debolezza, quindi invece se noi prendiamo semplicemente anche un po' di foglie di questa pianta amara, molto buona, la mettiamo nell'acqua, facciamo un infuso o così via, questa è la pianta eupeptica stimolante sulle funzioni digestive. La prendiamo dopo mangiato, ci stimola l'appetito, la prendiamo nel mattino, ci stimolerà l'appetito durante la giornata. Quindi è usata proprio per le persone un po' stanche, un po' dimagrite, un po' invecchiate e così via. Pensiamo solo appunto quanto è frequente oggi la stipsi. E quando la stipsi è associata appunto a una debilitazione generale e anche a uno scarso appetito, questa è la pianta giusta. Vedete che rigoglio, che bella, bellissima, trovate anche nei prati, però ho voluto selezionare l'Artemisia in questa aiuola che vedete, qui c'è l'Artemisia absinthium, poi c'è l'Artemisia brotanum, l'Artemisia vera, di cui parleremo prossimamente, perché voglio essere sicuro che si parli dell'Artemisia, che si usi l'Artemisia giusta, perché ognuna di queste ha naturalmente delle proprietà particolari, quindi dimagramento, fatica a prendere peso, i ragazzi inappetenti e così via. Uno dei rimedi più antichi e migliori è questo. Vedete qui in mano ho questo vecchio manuale, Gli inverni della Befa, una delle più importanti ditte italiane per la produzione e lo studio delle piante, no? Questo vecchio manuale parla proprio dell'Artemisia absinthium e ne descrive, diciamo, tutti i riferimenti. Quindi vedete che già dal 1800 e via sono state fatte un sacco di ricerche su questa pianta che è servita proprio anche negli anni in cui c'era la tubercolosi, c'erano queste problematiche, è stata una pianta di grande impiego. Poi c'è stato anche l'abuso, diremmo, perché se uno invece abusa di questa pianta e tutto il giorno si mette a consumarla in maniera massiva, questa pianta può avere anche degli influssi negativi a livello del sistema nervoso. Però io parlo sempre di uso di piccole quantità, diremmo, e di uso in senso digestivo, quindi non di abuso di una pianta, ma di uso della pianta. Arrivederci al prossimo video, sempre nell'ambito di questo meraviglioso ambiente che ho fatto per voi, tra l'altro, questo ambiente che è il parco didattico della Masterclass. Arrivederci.